non c'era tempo per la paura. Ma di sotto la stella, quella più bella della pianura, avevano una pace e mani grandi da contadini. Passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e pene a chi li do, non li darò alla guerra, al nuovo Dio. Quei calci e le botte avevano un saluto e degli abbracci, quello forte, avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette fratelli, sette di pane e pene a vino, ci disse la mia vita, questi miei mai scorderò. Sette uomini, sette, sette verde e sette soldi, ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Passammo un giorno in mezzo alla nebbia, ci scoprimmo commossi. Questa volta c'erano proprio di fronte e si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi, avendo i mirini accecati dal fango. Ora finalmente si vedevano i fascisti, verdi e lustri come la madre, e ognuno aveva il suo bravo elmetto. Il primo doveva essere un ufficiale che stava tutto dritto e si passava una mano sul viso per togliere la pioggia.
C'erano di qua mitragliatrici americane e di là mitragliatori tedeschi. E se ne fecero il più gran baccano che la città di Alba avesse fino ad ora sentito. Per 4 ore, per il tempo che i partigiani tenevano San Casciano, fischiò nei 2 sensi un vento di pallotto che scarnificò tutti gli alberi, che stracciò tutte le siepi e che spianò ogni canneto e che fece naturalmente dei morti, ma non tanti. Una cifra che non rende neanche lontanamente l'idea della battaglia di Alba. Così dalle 7 alle 11 passate, quei dilettanti dei partigiani della trincea inchiodarono quegli fucilieri della Repubblica di Salò, uomini che sbalzavano davanti e poi si accucciavano e viceversa come trilli di fischietto, come assaltatori ammaestrati. A un certo punto un partigiano arrivò a scivoloni nel fango e disse che la Repubblica, visto che il piano non passava, si era trasportata in collina, proprio in faccia a Castel Gandolfo. A un certo punto un partigiano gridò forte in modo che tutti sentissero: portarsi in collina e spicciarsi! Il pendio di Cascina Miroglio è ben alto e i piedi sulla terra scivolavano come sulla cera. L'unico appiglio era l'erba fradicia e qualcuno dei primi scivolò e perse in un attimo 10 metri che gli erano costati almeno 10 minuti. E finiva contro le gambe dei seguenti, oppure questi per scansarlo si squilibravano. I partigiani arrivarono sull'aia della Cascina, vestiti e calzati in fango. Marciando piegati in due arrivarono a quel punto gli uomini della mitragliera di Castelverrone. Ed era mezzogiorno e chi si affacciò con le armi alle finestre e chi si piazzò dietro gli alberi e altri tra i filari spogli della vigna e spararono dritti contro i repubblichini quando li videro bucare dal verde di Castelverrone. Difesero Cascina Miroglio e dietro di essa la città di Alba per altre 2 ore e sotto quel fuoco e sotto quella pioggia. Ad un certo punto un partigiano gridò ancora più forte: tenete duro che arrivano i rinforzi! Che non arrivarono mai. Così Alba fu perduta alle 1:02 pomeridiane del giorno 2 novembre del 44. Fu il comandante alla piazza a dare il segno della ritirata. Sparò un razzo rosso che descrisse un'allegra curva in quel cielo di Dio. Tutti avevano spallato le armi e le cassette, ma non si decidevano. E questo è il senso della resistenza. Pensavano cioè che Alba ormai era perduta, ma che faceva una differenza per andare alle 3, alle 4, alle 8, alle 10, invece che alle 2. Il comandante a un certo punto urlò come un pazzo: ritirarsi, ritirarsi, che ci circondano tutti! E arrivava di corsa alle spalle dei più lenti, come fanno le maestre coi bambini dell'elementare. Scesero la collina, molti piangendo, scuotendo la testa guardavano la città che tremava come una creatura. Qualcuno senza fermarsi raccattò una manata di fango e se la spalmò furtivamente sulla faccia, come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura e che la via della ritirata passava per dove dava la città, la campagna, e c'erano molte case e si sperava che ci fossero gente, donne, ragazze a vederli così. Ma quando arrivarono in viale del santuario, per terra lunga non c'era anima viva, e questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Da una piccola porta uscì una signora che a vedere tutti quei partigiani che se ne andavano gridava tutti: bravo, 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 bravo! Ma ad un certo punto il marito la richiamò con una voce furiosa e le disse:
Vieni dentro! Vieni qua, vieni dentro! I partigiani tagliarono il viale del santuario e andando in salita contro l'acqua che ruscellava giù per la stradina e attaccarono a salire la collina di Belmondo per il primo gradino delle Langhe. A mezza costa si fermarono e voltarono giù a guardare la città di Alba e il campanile della cattedrale segnava le 2:10. Gli arrivò fin lassù un rumore arrogante e guardando di striscio in un tratto scoperto di via Piave videro passarci prima 2, poi 8, poi 10 carri armati e ciascuno con fuori dell'urno la testa con il casco e un partigiano disse all'altro: oh guarda quei vigliacchi schifosi, avevano anche i carri armati e non li hanno utilizzati in battaglia. I partigiani ripresero a salire, ormai era spiovuta. E i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane. Così andò a finire la battaglia di Alba, il 2 novembre del 1944. Ora e sempre, resistenza! M'hanno arrestato in una cella scura, m'han portato, mamma non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto che parlare vado alla morte. Mamma non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto che parlare vado alla morte. E quando mi han portato alla tortura legandomi le mani alla catena, tirate pure forte le mani alla catena, piuttosto che parlare torno in galera. Tirate pure forte le mani alla catena, piuttosto che parlare torno in galera. E quando mi portarono al tribunale dicendo: se conosco il mio pugnale, sì sì che lo conosco, al manico rotondo nel cuore dei fascisti lo cacciai a fondo, sì sì che lo conosco, al manico rotondo nel cuore dei fascisti lo cacciai a fondo. E quando l'esecuzione fu preparata, fucile e mitraglie eran puntati, non si sentiva i colpi di mitraglia, ma si sentiva un grido: viva l'Italia! Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido: rivoluzione! Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido: rivoluzione! Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido: rivoluzione!
già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontrano i partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per il fascista sa, dice il borghese. Da qualche settimana per i cari tedeschi maturano le nespole persino sui peschi. Il caro dice il Führer ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. L'arco che passa, la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Fate l'arco, quando passa il nemico fugge allora. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Abbia la giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte. Che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Fate l'arco, quando passa il nemico fugge allora. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitra e col fucile siamo pronti per scattare ai traditori fascisti.